Sono il professor Walter Moro, presidente del CIDI di Milano, e il mio compito è quello di fare una breve presentazione degli obiettivi del corso che il CIDI ha messo a punto per l'accesso al tirocinio formativo attivo. Sottolineo che finalmente è uscito questo bando molto atteso e che l'obiettivo del tirocinio formativo attivo è quello di far acquisire l'abilitazione all'insegnamento per la secondaria di primo e di secondo grado. Sono state messe a bando una notevole quantità di abilitazioni. Precisamente sono state messe a bando 29.000 posti, di cui 6.000 sono destinati per chi vuole acquisire la specializzazione al sostegno. Un altro elemento che voglio sottolineare è che questo bando, tanto atteso, come dicevo prima, trova il suo riferimento normativo nel decreto ministeriale del 10.09.249, cioè in pratica diciamo subito che il bando ricalca il precedente bando sul TFA che è uscito nel 2012, però per chi volesse approfondire è interessante andare a vedere il decreto amministrativo 249 del 2010. Allora, cosa bisogna fare per accedere al TFA? Molto in sintesi, sono tre prove che il candidato deve superare. Una prova è quella che viene definita preselettiva ed è basata su un test predisposto a livello nazionale, quindi valido per tutto il territorio nazionale, e incentrato su 60 domande con risposta multipla, tra le quali il candidato deve individuare quella giusta. Tra le quattro c'è la domanda, diciamo la risposta giusta. Il test è incentrato fondamentalmente, sulla conoscenza della disciplina che è oggetto del concorso. Ci sono circa 10 quesiti che sono di carattere linguistico, soprattutto incentrati sulla competenza del saper analizzare e comprendere un testo. Le risposte, diciamo, giuste valgono 0,5 punti, le risposte non date o sbagliate valgono 0 punti. Questo significa che per superare la prova scritta è necessario conseguire nel test preselettivo almeno 21 trentesimi, questo equivale a saper rispondere correttamente a 42 quesiti. Superato questo primo ostacolo, che io trovo quello più importante, quello che deve essere in qualche modo superato, si passa alla prova scritta. Ecco, la prova scritta è incentrata non più su quesiti a risposta chiusa, quindi basato appunto sull'impianto della risposta multipla, ma è basato su domande aperte che quindi il candidato deve saper svolgere. Generalmente sono domande che tendono a mettere in evidenza le competenze del candidato nel saper argomentare, nel saper sviluppare le tematiche che vengono poste. Su questo poi, come CIDI, successivamente, dopo questa prima parte di questo corso, una volta che il test viene superato da parte del candidato, il CIDI metterà in piedi anche dei percorsi di formazione per superare la prova scritta. Terza prova è la prova orale. Quindi in pratica è un bel percorso quello che inizia, cioè il candidato per poter accedere al corso del TFA che viene organizzato dall'università deve superare un test preselettivo, una prova scritta e una prova orale. Io credo che è un bel percorso ad ostacoli, però è importante, è un'occasione molto importante che quindi va fatto un investimento adeguato perché questo apre la via all'insegnamento, perché attraverso questo percorso, come abbiamo già detto, si acquisisce l'abilitazione. L'abilitazione è la porta d'ingresso per diventare insegnanti, quindi è un investimento che è un investimento che va fatto perché oggi avere un posto sicuro nel campo del insegnamento costituisce ovviamente una scelta molto importante. Ricordo che una volta superato tutte le prove, il candidato accede al TFA che sarà svolto presso l'università. Ecco, qui dico semplicemente poche cose per dire come sarà svolto questo percorso. Questo percorso ha una durata annuale ed è organizzato su quattro gruppi di attività: insegnamenti di scienze della formazione,
Ci sarà anche un tirocinio di 475 ore che è pari quasi al 50%, cioè alla metà dell'intero corso, che si svolgerà presso le scuole, di cui 75 ore di tirocinio andranno dedicate alle competenze per l'integrazione degli alunni disabili. Altra materia di insegnamento rispetto al percorso sono le didattiche disciplinari, cioè le competenze appunto legate alla didattica delle discipline, e altra attività di insegnamento nell'ambito di questo percorso che ha durata annuale sono le attività più di carattere pedagogico-didattico. Quindi chi supererà le tre prove, ripeto, il test preselettivo, la prova scritta e la prova orale, accederà a questo percorso che dura complessivamente un anno e che dà una formazione, diciamo, teorica da un lato sul versante delle pedagogie e delle didattiche, e dall'altro deve dare delle competenze anche pratiche e concrete che vengono esercitate attraverso questo tirocinio che viene fatto concretamente nelle istituzioni scolastiche, tutte quelle competenze professionali che l'insegnante deve avere, che sono poi quelle decisive per essere un buon insegnante. Ho voluto ricordare questo percorso per far capire, diciamo, l'insieme di quella che è l'attività che va svolta, che andrà svolta nel percorso del tirocinio. Ma veniamo adesso al nostro corso che il CIDI ha messo in piedi, che serve per far superare soprattutto il primo test, quello preliminare. Allora, il nostro percorso di formazione, che è un percorso molto concentrato, visto che le prove si faranno molto probabilmente, come indicato, entro la fine del mese di luglio, è incentrato su un impianto per moduli. In questi moduli cosa si fa? In questi moduli fondamentalmente noi cerchiamo di dare tutta una serie di competenze perché l'insegnante sia messo nelle condizioni di superare il test preselettivo e quindi di farlo calare nella cultura del test. Questo è un obiettivo molto importante, cioè il test è uno strumento per selezionare fondamentalmente, è uno strumento, come diremo tra poco, che serve per misurare conoscenze nozionistiche e abilità sostanzialmente, però fondamentalmente il suo scopo è quello di selezionare. Allora, noi dobbiamo prepararvi bene da questo punto di vista. Quindi i moduli sono fondamentalmente incentrati su una serie di incontri. Gli incontri che noi abbiamo messo in campo vanno da 7 a 10, sono diciamo 10, 9, 10 incontri per coloro che hanno da affrontare la classe di concorso composta da più discipline. Faccio l'esempio: la classe 043 è composta non solo dall'italiano, ma anche dalla storia, geografia e educazione civica. E quindi è chiaro che questo è un percorso di preparazione più lungo che abbiamo messo in piedi rispetto ad esempio all'educazione artistica o all'educazione tecnica. Questo vale anche per la matematica, è una materia composta da matematica e scienze, ma dentro le scienze abbiamo biologia, chimica e fisica. Quindi abbiamo percorsi di una durata mediamente di 7 incontri, ma che possono arrivare fino a 10. Quali sono gli elementi che noi affrontiamo nell'ambito di questo percorso? Fondamentalmente incentriamo, come dicevo prima, l'attenzione sul farvi superare il test, calarvi nella cultura del test, però chiaramente questo va riferito all'impianto della classe di concorso, cioè in altri termini, cosa forniamo? Una guida per la lettura dell'impianto didattico della disciplina della classe di concorso. Questo è un primo punto. Noi abbiamo dei piani di studio che è fondamentale conoscere, perché da lì poi discendono i contenuti. Il nostro corso punta ad analizzare gli assi culturali portanti della disciplina attraverso una guida sui contenuti oggetto dell'insegnamento, fornisce indicazioni metodologiche, mettendo a disposizione per ogni lezione un alto numero di test su cui esercitarsi. Quindi è chiaro che noi pensiamo che il primo ostacolo è basato sul superare i quesiti, e quindi qui mettiamo a disposizione un numero molto significativo di test. Quindi centrale nel nostro corso sono le esercitazioni sui test. Quindi tutte le lezioni, tutti gli incontri saranno appunto basati su esercitazioni, correzioni. Quindi il modello didattico, per essere più chiaro, è basato su una lezione introduttiva,
sull'esercitazione sui test riferiti alle tematiche che la lezione ha trattato, sulla correzione e sulla discussione. Ecco, riteniamo questo sia un modello estremamente significativo, del resto lo abbiamo già sperimentato ampiamente con grande successo, sia nel primo TFA, ma sia lo stesso modello abbiamo usato nell'ultimo concorso cattedre e nel concorso dirigenti, dove il CIDI ha ottenuto l'80% di successo. Quindi chi si iscrive ai nostri corsi ha una garanzia di arrivare fino in fondo e di ottenere il successo. Vediamo da vicino i contenuti di questi moduli. I moduli del nostro percorso sono tre per portarvi a superare la prova preselettiva. Vediamo i contenuti che noi abbiamo messo a punto. Ad esempio, il primo modulo, che è quello comune a tutte le classi di concorso, che ha come scopo quello di fornirvi delle competenze per superare il test dell'area linguistica e comprensione dei testi, ecco, qui ci sono a disposizione 5 lezioni sulla comprensione di testi con relative batterie di test per le esercitazioni. Quindi il primo modulo è un modulo dove noi abbiamo questo insieme di lezioni che uno può ascoltare, sentire e poi fare l'esercitazione. Oltre a questo, diciamo, materiale, cioè di queste lezioni audio-video che lui vede, ascolta e poi fa anche l'esercizio, l'esercitazione, il laboratorio del test, definiamolo pure così, questo primo modulo è corredato dai documenti normativi e in particolare dai piani di studio, che sono i programmi della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in particolare quello dei licei. Le linee guida sono dei tecnici di studi professionali, mentre le indicazioni sono dei licei. Quindi è molto importante seguire e conoscere per prima di tutto i contenuti di questi piani di studio. Qui abbiamo anche in questo primo modulo inserito una lezione che non è che sia oggetto del test, però è molto importante conoscere, che dà un quadro del sistema scolastico del nostro paese. Sarà particolarmente utile, credo, sia nella prova scritta e nella prova orale. Quindi un consiglio di ascoltarla, ma non di farne oggetto dell'esercitazione della batteria dei test. Il secondo modulo. Ecco, il secondo modulo non è trasversale, ma è specifico, è incentrato sulla classe di concorso ed è questo un po' il cuore del nostro percorso, il punto centrale, perché è qui che si gioca la possibilità di superare il test, perché sono previsti dai 40 ai 50 quesiti. Quindi dobbiamo investire molto su questo. Come è organizzata questa parte, diciamo, specifica riferita alla classe di concorso? Allora, è basata, come dicevo prima, su lezioni. Allora, la prima lezione sarà sull'analisi dell'impianto curricolare. Noi dobbiamo sapere e conoscere com'è organizzata oggi la disciplina che si trova all'interno delle indicazioni normative. E su questo poi ogni lezione, come ripeto, ha delle esercitazioni sui test. Secondo passaggio, sono previste mediamente 3-4 lezioni che affrontano i contenuti culturali specifici della disciplina. Questo taglio che abbiamo dato più sui contenuti, quindi di lavorare più andando a rileggere, a riguardare l'impianto dei contenuti della disciplina, lo abbiamo scelto questa strada perché sostanzialmente riteniamo che una parte dei test sarà di carattere contenutistico nozionistico. Quindi riteniamo utile un ripasso, un approfondimento dei quadri teorici, culturali che fanno riferimento alla disciplina. Quindi qui, su questo versante, saranno sempre forniti un numero significativo di quesiti su cui esercitarsi. Quindi questo è l'impianto per quanto riguarda, diciamo, il modulo specifico, dove accanto ovviamente al lavoro sui contenuti della disciplina per padroneggiare bene la dimensione delle conoscenze, gli aspetti culturali e teorici,
vi saranno fornite delle indicazioni su come studiare, su come lavorare su questo terreno, perché questo è importante, altrimenti si tratta di rifare di nuovo un corso universitario che è impossibile in 4 incontri, in un mese e mezzo di preparazione. Il terzo modulo è un modulo fondamentale. Perché fondamentale? Perché è centrato sulla simulazione di una prova reale basata su 60 quesiti che noi predisponiamo, su cui poi i nostri corsisti si esercitano. Ecco, riteniamo che simulare la, diciamo, prima la prova d'esame è fondamentale. La simulazione, come viene impostata da parte nostra, è una simulazione reale, come foste davanti proprio al giorno della prova. Allora, quello che è fondamentale è che spesso, diciamo, l'insuccesso è determinato dal fatto che uno si trova lì per la prima volta davanti al test e quindi può entrare nel panico, non sa controllare l'ansia, non sa gestire i tempi, non ha una strategia. Ecco, noi insegniamo proprio questo, questa è la differenza che fa il nostro corso rispetto a tanti altri che appunto propongono test. Noi vi facciamo fare una prova, diciamo, anche più di una, simulata, reale, in modo tale che impariate a controllare l'ansia e l'emotività, che è il primo elemento che porta a sbagliare molte domande. A gestire il tempo è fondamentale, se si ha a disposizione 1 ora e mezza bisogna avere una strategia che controlli il tempo. E secondo, bisogna dotarsi di un metodo per poter fare questa, diciamo, prova. Ecco, allora su questo quello che offre il CIDI non lo offre nessun'altra associazione, perché non hanno l'esperienza che abbiamo noi, un'esperienza che è quarantennale. Noi è da 40 anni che lavoriamo sui concorsi, abbiamo immesso, diciamo, migliaia di insegnanti a fare questo lavoro stupendo che è la professione dell'insegnante. Così abbiamo messo anche, abbiamo aiutato, diciamo, a vincere moltissimi dirigenti scolastici, quindi siamo da questo punto di vista leader, possiamo definire, sul campo della formazione. Riassumiamo per essere, diciamo, più concreti: i singoli incontri sia in presenza che online risultano così strutturati: lezione, esercitazione su test, correzione dei test. Questo è il modello. Una lezione che non dura evidentemente 3 ore, ma dura 1 ora, 1 ora e un quarto. Esercitazione sui test, su un numero congruo di test, e correzione con l'esperto. Questo lo si può fare sia in presenza che online. Inoltre mettiamo a disposizione dei materiali, indicazioni bibliografiche, batteria di test e quindi materiale per una esercitazione che sia seria e di qualità. Inoltre apriamo il forum dove nella piattaforma che sarà dedicata appositamente a questa preparazione è previsto un forum dove ci si può dialogare, scambiare fra gli stessi che sono iscritti al corso e dialogare anche con l'esperto. Quindi il punto di forza dei corsi del CIDI qual è? Il corso si svolge online. Anche chi partecipa sostanzialmente in presenza potrà sentirsi la lezione tranquillamente poi a casa, perché noi la carichiamo, noi carichiamo anche le lezioni in presenza, quindi noi abbiamo sia un percorso online sia in presenza, ma tutte le lezioni in presenza e online sono a disposizione del corsista, che può accedere appunto a questa piattaforma attraverso che cosa? Una password che noi gli forniamo all'atto dell'iscrizione. Lui, quando si iscrive in tempo quasi reale, riceve appunto la password per poter accedere alla piattaforma e quindi cominciare a studiare subito. Chiudo guardando un po' le scadenze che abbiamo di fronte, perché il tempo è proprio molto ristretto. Allora, noi vi possiamo anche fornire una consulenza sulle parti più burocratiche e formali. Comunque vi ricordo le scadenze. Entro lunedì 16 giugno bisogna presentare la domanda online per poter accedere alla prova preselettiva. Questa va inviata all'ufficio scolastico regionale in cui si intende frequentare i corsi del TFA, quindi la regione Lombardia, se uno vuole fare Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, quindi là dove ritiene che vuol fare appunto il corso sul TFA.
I candidati possono presentare domanda di selezione per più classi di concorso. Quindi io presento non una domanda solo per la classe di concorso che è di italiano nella scuola media, ma anche per la secondaria, letteratura e storia. Benissimo, però una volta che se supera tutte e tre, mettiamo, ha fatto tre domande di preselezione, deve scegliere solo un corso da frequentare, quindi dovrà fare una scelta. Ecco, la prova preselettiva, questo è un traguardo che dobbiamo tenere presente, si svolgerà entro la fine del mese di luglio. Quindi siamo a fine maggio, abbiamo praticamente un mese e mezzo, quasi 2 mesi scarsi, diciamo, per la preparazione. Quindi dobbiamo cominciare subito. Ecco, questo è il nostro augurio. In conclusione, chi si iscrive al nostro TFA inizia un percorso che noi definiamo di successo, perché siamo convinti che venendo, iscrivendosi a un'associazione professionale come è il CIDI di Milano, che da quasi 40 anni, oltre 40 anni, lavora sulla professionalità degli insegnanti, del personale della scuola, trova un ambiente stimolante, un ambiente sicuro, un ambiente in cui inizia un percorso di crescita anche professionale, perché noi poi sosteniamo i nostri colleghi che diventano insegnanti ma che lavorano nella scuola anche come supplenti, li sosteniamo continuamente con delle proposte, delle attività di formazione. Quindi entrano dentro in un ambiente, in un luogo professionale, in un luogo dove la didattica, la ricerca didattica, l'impegno sulla scuola, l'amore per la scuola, diciamolo francamente, perché è questo che ci muove, ecco, troverà chi si iscrive tutto questo nel nostro ambiente e quindi vi auguriamo appunto di nuovo un successo che con questo primo corso iniziate un percorso per diventare dei bravi insegnanti. Grazie.